dalle Mine News. Ci troviamo qui al centro vaccinale di Santo Mobono Terme. Seguiamo i cuori rossi. Vediamo del rappresentante, perché sono in tanti qui che fanno servizio di protezione civile. Facciamo dire due parole. Sono Rotto Giovanni del gruppo di Palazzago e faccio parte della comunità montana. Noi siamo in cinque per ogni turno, e facciamo dalle 7 alla mattina fino alle 14, e poi dalle 14 alle 20 un altro gruppo. Arrivato sotto nostro caloroso invito Giambattista Brioschi, faccio dire due parole a lui. Grazie dell'invito. Niente, qua siamo a Santo Mobono, una sede vaccinale fortemente voluta sia dal distretto, e quindi con il presidente del distretto insieme al Papa Giovanni abbiamo voluto proprio che le due sedi fossero a Zogno e a Santo Mobono, proprio per dare una garanzia alle valli di una vaccinazione di massa, in modo da consentire a tutta la nostra cittadinanza di essere vaccinata proprio nelle nostre valli. Abbiamo ottenuto questo permesso da Bertolaso, tanto è vero che poi è venuto anche al giorno dell'inaugurazione del centro qui a Santo Mobono a farci visita, e siamo molto contenti, nel senso che il centro sta andando avanti bene. C'è stato un rallentamento settimana scorsa, ma questo per mancanza di dosi, e però adesso stiamo riprendendo il regime. È un centro con 8 linee. Gli appuntamenti abbiamo preso proprio tramite Poste Italiane, insieme al Papa Giovanni, l'occasione di indicare che i nostri cittadini fossero proprio indirizzati a questo centro. Temperatura presa, questa è l'accettazione. Qua devo ringraziare il presidente della comunità montana Facchinetti, perché ha seguito un po' la logistica del centro. E avevamo avuto l'idea proprio di allestirlo senza avere pareti bianche, anonime, di prendere tutti i 20 comuni dell'ambito, farci dare delle fotografie. È uscito davvero un bel centro, perché poi è fatto con tante linee, 8 linee. Mi chiamo Arcaini, sono un ex medico di base, Martina Petrini, attuale medico vaccinato. Ecco, stiamo aspettando anche qua di avere un po' più di medici, in modo da far partire più linee, in modo, perché il potenziale di questa sede è di arrivare a 1200-1500 persone vaccinate. Io sono infermiera dell'IPEC di Santo Mobono. Santo Mobono. Lei? Io sono Misalina Sandro, solo per le vaccinazioni. Ecco, queste sono le linee proprio dove vengono fatte le vaccinazioni. Siamo in attesa proprio di aspettare che arrivino un po' di vaccini. E c'è stato un po' un problema anche con quel vaccino di AstraZeneca, che la gente si è un po' intimorita sul fatto che potesse avere delle controindicazioni. Ci hanno detto che siamo una locomotiva, perché stiamo vaccinando più degli altri, ma è l'efficienza che abbiamo di questi hub che noi abbiamo aperto in tutta la Lombardia, che danno proprio la garanzia ai cittadini di essere vaccinati. Qua proprio non abbiamo mai sprecato una dose. L'efficienza di questo centro è proprio che se dovessero avanzare delle dosi, perché magari qualcuno non si è presentato o ha rinunciato, perché hanno una lista alternativa dove il Papa Giovanni attinge e vengono chiamati subito, proprio per farli subito il giorno stesso, prima della chiusura o addirittura subito il giorno dopo. Quindi l'efficienza è davvero molto alta in un centro come questo. Grazie molto della tua presenza, e ho avuto piacere di questa testimonianza. Almeno quando le cose ci sono e funzionano bene, che abbiamo proprio piacere di presentarlo, soprattutto perché anch'io sono della Val Imania. Viva la Val Imania! Bene, grazie mille. Grazie.